Stavo dicendo prima che cosa era. Il labirinto della solitudine. Ah, grazie, ottimo. Labirinto della solitudine. Ah, che dicevo che in questo libro si parla della grande importanza che ha la solitudine per la scoperta di noi stessi, perché siamo ricerca di comunione. L'uomo cerca la comunione e solo nella comunione trova pienezza. Questo è anche, si trova nella catechesi di Giovanni Paolo II sull'amore umano, comincia con questo, la solitudine originaria, la solitudine di Adamo. Dice, non è bene che l'uomo sia solo. Questo è come la massima fondamentale della vita umana. Non è bene che l'uomo sia solo. Quindi il bene dell'uomo, il male dell'uomo è la solitudine, il bene dell'uomo è la comunione, è lì che si trova la pienezza di vita umana. C'è una differenza molto grande, che per Giovanni Paolo II questa pienezza è possibile, invece per Ottavio Paz sembra impossibile. Cioè, ci sono alcune parvenze di comunione e a volte descrive questi momenti di comunione che chiaramente hanno un valore sessuale, no? C'è un momento in cui che dura pochissimo, c'è una specie di fusione delle persone, si apre un mondo, però vabbè, questo ci fa capire qualcosa che sarebbe la pienezza che però non c'è, non la troveremo in modo pieno, almeno in quel momento a questa posizione. E poi vi dicevo che c'è la... No, devo completare una cosa qui, che io per molti anni sono rimasto senza la risposta da dove viene questa vicinanza, perché è anche vero che contemporaneamente al periodo giovanile di Ottavio Paz si sviluppava l'esistenzialismo, c'era Heidegger, lui è vicino a Heidegger più o meno, no? E lì c'è anche questo, fra esistenzialismo e fenomenologia c'è un rapporto molto stretto. E allora lì ci poteva essere, ma non trovavo il legame più stretto. Finché ho letto nel testo di una sua, non so se la conferenza o un saggio, proprio un anno prima della morte, in cui raccontava la sua esperienza universitaria e diceva fra l'altro che in quel tempo leggevano insieme con entusiasmo tante cose e diceva, leggevamo con passione Max Scheler. Max Scheler è alla base dell'antropologia di Karol Wojtyła. Se uno legge Amore e Responsabilità in tanti passi, dice, ma questo è Max Scheler. No? C'è un libro molto breve, bellissimo, di Max Scheler, Pudore e senso del pudore.